VAR e questo Milan se ne va sopra in testa la classifica puntando al campione d'inverno. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vi siete visti i pronostici sui fuorigioco e tutto quanto? Bravi, la live che abbiamo fatto ieri sera, la prossima martedì per chi vuole venire a sentire in live post partita. Allora ragazzuoli, prima di iniziare vi ricordo, importantissimo, vi lascio in descrizione per quanto riguarda che il calcio, le maglie, le tutto, questa è la più bella di tutte tra l'altro. Oltre vabbè codice sconto duro se volete comprare, va bene, però vi regalano una maglia oggi, solo oggi vi regalano la maglia, quindi andate sotto il video, qua sotto c'è il canale YouTube, iscrivetevi al canale YouTube che si chiama JJ qualcosa, non mi ricordo, c'è un nome strano, infatti ho detto di cambiarlo, però c'hanno quel nome lì. Vi lascio comunque il link in descrizione. Dovete iscrivetevi al canale e dovete commentare. Mi manda lo zoccolo duro, che così almeno lo sanno che vi mando io. Voglio la tuta del Milan, Barcellona, quella che volete, con l'hashtag tutte calcio preferita, tutta calcio preferita. Se 21-22. Se voi mettete questa cosa qua, uno lo estraggono a caso e vi regalano la tuta, è gratis, vi regalano la tuta, quindi cosa volete da me? Poi se non vi estraggono non succede niente, vi siete iscritti a un canale, cioè se non siete voi estratti non succede niente, ve lo dico che è un regalo, ok? È un giveaway come si dice. Detto questo, andiamo avanti. Allora ragazzuoli, volevo parlare intanto delle partite di ieri, partiamo dalle partite di ieri. Allora, Roma-Napoli, io ho visto un Napoli, ragazzi, che lotterà fino alla fine. Lascia stare che ha pareggiato, è stata una partita equilibrata, poteva vincere il Napoli, poteva vincere la Roma, se le sono date a destra e sinistra. Vedo anche una Roma forte, cioè non martedì ma la prossima, poi c'è la Roma. Tanto che bello, oggi già la conferenza stampa, domani si gioca. Ah, che bello, come mi piace. Come mi piace quando si gioca sempre, altro che nazionali. E siccome poi la dovremmo affrontare la Roma, io ho visto una Roma forte. È una Roma che cambia in base a come cambia Zaniolo, questo è sicuro. Però io ho visto una Roma forte, una Roma pericolosa. Quindi stiamo molto attenti perché la Roma è forte. È anche vero che ho visto una Roma a corrente alternata. Cioè una Roma che ogni tanto spara, va forte e ogni tanto però spegne la luce. Ecco, bisognerà approfittare di quando spengono la luce. E Napoli mi è sembrato una squadra molto improntata a poter vincere il campionato. Cioè non ho ancora visto io il Napoli in difficoltà. Noi ci ho visto in difficoltà diverse volte. Poi ne siamo venuti fuori come col Bologna, come col Verona. È vero che noi abbiamo 77.000 assenze, che come dicevo ieri, ormai la Coppa d'Africa sarebbe grasso che colpo. Cioè la Coppa d'Africa, se ci mancano solo Benassere che sì, e abbiamo tutti gli altri, è proprio è festa grande. Che qua erano tutti preoccupati della Coppa d'Africa. Se ci mancano solo due giocatori, ma è festa grande. Il problema è che ci mancheranno, insieme agli infortunati, Castiglieco, che lui ha un problema muscolare, ma non abbiamo un problema di preparazione atletica, è solo nelle vostre teste che siete prefiche e malfidenti. Non abbiamo nessun problema di preparazione, è una casualità, come il pestone distorsione che fa segni così di Rebic nelle vostre teste malefiche. Mannaggia voi. Comunque dovremmo recuperare tra l'altro qualcuno, adesso ne parliamo. Detto questo, è vero che non hanno tutti gli infortunati, però io ho visto una squadra che ancora non l'ho vista in difficoltà. Anche col Venezia per giornata in 10, sono andati a vincere abbastanza tranquilli. Quindi sarà una bella squadra il Napoli, da lottare fino alla fine. Godo come un riccio a essere a più 10 dalla Juve e più 7 dall'Inter. Abbiamo preso punti da tutte ieri, quindi molto bene. La partita ieri di Inter e Juve, sinceramente ho visto un Inter più forte di quanto pensassi. Non si sono fatte troppo male a vicenda, cioè l'Inter è andata in vantaggio con quel vantaggio rocambolesco, mentre che erano in 10 contro 11.
poi ha fatto la partita più l'Inter, ma si sa che Allegri gioca così, però non è che ha avuto queste grandi occasioni per chiuderla, e poi alla fine la Juventus, come al solito, mette dentro quello che deve mettere dentro, è andata a pareggiare col solito rigorino. Un rigorino che è pesante. C'era da regolamento? Forse sì. La mia domanda è, come ho fatto ieri in live, il calcio c'è, lo prende ed è dentro l'area. Il problema è, siccome l'arbitro ha visto l'intervento, l'ha visto l'arbitro che era lì e ha fatto pure segno di continuare, vuol dire che l'arbitro l'ha visto. La domanda è, perché, come dice mio figlio, e perché è intervenuto il VAR? Questa è la domanda giusta da farsi. E perché è intervenuto il VAR? Per quale santissimo motivo è intervenuto il VAR? Questo me lo devono spiegare, perché mi piacerebbe che il VAR intervenisse per tutti uguali. Se l'arbitro ha visto, non è una chiara evidente errore, perché quello gli tocca la punta del piede, quindi non è un chiaro ed evidente errore, no? Quindi perché è intervenuto il VAR? Poi è ovvio che se vai al VAR lo devi dare. Ma perché è intervenuto il VAR? Questo me lo devono spiegare, che è un qualcosa che non si capisce tanto. Ma parlando di noi, allora, Castiglieco anche lui infortunato, e vabbè, non che mi strappo i capelli, ma che vada, io lo dico, lo ripeto già da tanto tempo, c'è Andrea Conti. Meglio Andrea Conti lì alto a destra piuttosto che Castiglieco. Gli voglio bene a Casti, ma a livello di gioco è meglio Andrea Conti lì davanti, te lo dico io. Però vedremo che soluzioni troverà Pioli, perché Messias è rotto, Castiglieco è rotto, Florenzi è rotto, e qualche soluzione dovrà trovare. O cambia e mette le due punte e cambia. Non abbiamo manco trequartista, quindi Diaz ha rotto pure lui, che poteva giocare anche a destra. Se no può mettere tipo Rebic a destra. Parlo di un possibile secondo tempo, vediamo cosa partirà, se le makers per forza, e poi vediamo che cosa si metterà Pioli anche in base alla partita. Calcola che col Torino sarà una partita difficilissima con Juric, ti gioca uomo a uomo, ti gioca di intensità, ti gioca quello vive per fare queste partite Juric, l'anno scorso quello ha goduto a pareggiare col Napoli, che passa, ma non per la Juve, che magari non gliene frega niente, lui gode nelle partite importanti Juric, perché vuole farsi sentire un allenatore importante e gode nelle partite importanti. Ci sta, non è una cosa mala, è una cosa che ci può anche stare, quindi bisogna fare molta attenzione. E niente, tornerà che sì, dato che si è riposato, e vediamo come l'andiamo ad affrontare. Penso che farà giocare Romagnoli, vediamo. Oggi c'è la conferenza, poi avremo tempo oggi pomeriggio per parlare bene del Milan. Volevo fare solo un piccolo cenno sulle due partite di ieri. Molto bene per noi il pareggio, io comunque avrei preferito vedere l'Inter perdere, ma quello lo preferisco sempre, però va bene così, bel pareggino, preso punti da tutti, campionato ancora lungo. Ah, l'ultima cosa che volevo dire, che la volevo dire all'inizio, poi mi sono perso nei miei discorsi, questa cosa del campione d'inverno, no? Cioè a noi ci prendono in giro, questa è una roba che fa ridere, ci prendono in giro perché siamo primi in classifica e potremmo essere campioni d'inverno. Cioè tu pensa se io devo essere preoccupato che mi prendono in giro se divento campione d'inverno. Ma scusate un attimo, se divento campione d'inverno io sarò ben contento, sarò mica che mi prendo, no, perché l'anno scorso da campione d'inverno poi ha vinto l'Inter, e quindi voglio essere ultimo in classifica, che cazzo di discorso è? Cioè mi prendi in giro per essere campione d'inverno, magari fossimo campione d'inverno, magari. Poi ovvio che oltre il campione d'inverno voglio anche andare a vincere il campionato, ovvio, non mi basta essere solo campione d'inverno, sicuro, ma se sono campione d'inverno sarò ben contento di essere campione d'inverno, o no? Vabbè, niente, volevo dirvi solo questo. Di là devo andare di là, no? Non devo andare di là, quindi io vado di qua, chi se ne frega. Allora,
discorso sbagliato, però vado lì. Niente, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, ci vediamo alla prossima. Ciao belli, forza mia.